Dannazione, alla fine morire non è servito a un cavolo. E io che speravo di tornare a casa. Oh, che palle. Ehi, chi c'è? Grazie, comunque, chi sei? E perché sono qui? Aspetta un attimo, troppe domande per una nullità come te. Dici, almeno io ho le palle di farmi vedere. Non credo che tu abbia abbastanza pixel in realtà. Ad ogni modo, io sono lo spirito guardiano di questo gioco. Ok, e quindi? E quindi niente, ti ho portato nel mio mondo. Ok, ma perché? Beh, molto semplice. Di tanto in tanto in realtà noi spiriti lo facciamo. Ma veramente? E succede spesso? Non tanto, ma sì, succede. Ah, ok. Perché? Semplice, testiamo il vostro comportamento per vedere dove apportare modifiche al gioco. Sai, per ravvivarlo un po'. Wow, ma questa è una figata! Quindi io sarei l'evoluzione dei beta tester. Esatto. Cioè, in base a quello che farò io, il gioco migliorerà e si evolverà. Esatto. E quindi darò una mano a migliorare il gioco. Esatto. Ah, ok, quindi sono un gamer speciale per aver avuto questo onore. No, no, figurati. In che senso? Ma, nel senso che sei un coglione come tutti gli altri. Ah, ok, ottimo. Beh, pensa di essere una mente superiore e doversi migliorare con l'aiuto di un coglione. ok, mi sa che si è offeso. Vabbè, giochiamo un po' e vediamo cosa succede. Dunque, io. Ehi, ehi, ciao forestiero, io sono Ebete. Evitiamo i germi, non vorrei che fosse contagioso. Addio, eh. Quindi sono finito praticamente in questo posto. In questo posto perché? C'è altra gente qua? Porca miseria, ma allora non sono l'unico qua dentro. Lasciatemi stare. Allora, andiamo, Gione. Ma perché qua adesso comincio a non capire per quale motivo sono finito qua dentro. Quindi, in base alle cose che faccio. Ma chi è quel cornuto? In base alle cose che farò, il gioco si evolverà e migliorerà. Quindi, amico, tu perché c'hai una scopa? Stai per partire per Hogwarts? Eh? Volevo vedere se volava la scopa, no? Allora, giochiamo a spingerci o no? Aia, oh! Oh! Ma che? Ma allora! Sei un duro, eh! Bene, allora tienitela quella scopa, eh? Fica tra il culo. Speriamo anche che prenda il volo. Vattene via! Oh, avevo perso il cappellino, in effetti. Ecco, oh, finalmente. Ehi, ancora quest'alce a cavallo? Ma chi sei tu? Aiuto, mi stanno facendo Ma la stanno testa! picchiando quella donna? Ma signora, scappi! No, non vada a ficcarsi in quei vicoli bui. Ma tu cosa cacchio vuoi? Dovevi Ma farti i chi sei? cazzi tuoi. Ucciso a mani nude. Va bene, non è stata la mia giornata migliore, mi sa. Andiamo a farci un altro giro, perché qua ho già capito che me ne busco. Ma perché c'è tutti questi giocatori cattivi? Ragazzi, ma io sono qua dentro veramente. Lasciatemi stare. Che ve la dovete prendere con me? C'è troppa gente. Come mai c'è tutta questa gente? Lì c'è un cavallo. Sarà di quell'uomo lì. Amico, il cavallo è Sono un tuo. animalista, anche tu sei un animalista, eh? Posso prenderlo? Certo, prendilo pure. Porca miseria, non mi ricordo mai come Ehi, si ma come ti fa. sei permesso? No, no, no. Arrogo! Uccidetelo! No, 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 no. Oh, ma che cavolo volete da me? Ma io non ho fatto niente, non c'ho manco l'arma io. Non si trattano così gli animali, brutto Allora, screanzato. basta. Ui! Ma la smetta di scivolare ovunque, mi lasci stare, io non ho fatto nulla. Così imparerai a picchiare i cavalli e la prossima volta prendi a schiaffi me, fustaccio. Che posto di merda ho. Ma perché mi hai messo qua dentro, amico? Ma non potevi lasciarmi stare tranquillo a giocare come tutti gli altri, no? Mi ha dovuto ficcare qua dentro, oh, spirito di sta ceppa, vaffanculo. Oh, andiamoci a vedere, va. Posso salire? Posso
Posso entrare qua dentro? Come? Non ho ancora imparato come si fa. Allora, sembra un deficiente, continuo a muovermi a casaccio. Avevo un cavallo una volta o sbaglio? Sembra, al momento non hai cavalli. Ah, non ho cavalli perché forse l'ultimo che avevo è morto. Poverino. Mio ronzino pelle... Ehi signora! Signore, quello che sei? Mi può prestare la sua carrozza? Ma prego, devo andare a visitare qualche città, devo capire come uscire da questo posto infame. Qua tutti mi vogliono uccidere, lo sa? A me che me ne frega, a me! Vabbè, mi dà un passaggio? Ma quale passaggio? Scende! Ma che cavolo! Ah, risponda allo sparo! Allora! Uno può chiedere un passaggio, che tutti si offendono in questo luogo. Ecco qua, ha visto. Ah, niente, grazie. Non me ne faccio più niente del passaggio. È arrivato il ronzino. Cosa sto facendo? Stavo pulendo la cosa qua. Ehi, amico mio, sei arrivato, dai, andiamo su. Come si fa a salire sul cavallo? No. Ok, oh, andiamo. Finalmente possiamo andare a farci un giro a qualche altra parte, perché mazza, quella città è una città di infami, maledetti. Oh, vediamo un po' cosa ci riserva. Vieni da comprare i miei uccelli in gomma. Il futuro. Masuka. Qui leggiamo un cartello. Si può leggere il cartello secondo voi? Dai, fermo. Ecco, se potevo leggerlo. Cavallo maledetto. Mamma mia. La voglia è tanta, eh? Ammasso di pixel messo male. Guarda te. Ehi, compagno Ross, com'è? Tutto a posto? Vedi di starmi lontano, se no te lo sbatto in faccia. Mamma mia, oh. Ma perché sono tutti incazzati neri così, questi? Beh, a parte il colore della pelle, proprio incavolato brutto, eh? Allora, è un po' se c'è qualche altra città da queste parti. Non lo so, però... Ecco, vabbè, io sapevo che finiva così, perché mai non avrebbe dovuto piovere in questa giornata che già era cominciata di merda. Porca di una miseria, c'è un riparo da qualche parte, e c'ho un bue, e il vitellino, cos'è un vitellino? Però come corre, è libero e felice, almeno tu sei nel tuo mondo. Invece, guarda che posto. Bello, però. Effettivamente, non ci avessi da fare a casa, potrei anche continuare a rimanere qua dentro. Allora, vediamo un po' dove possiamo andare. Io non lo so, ma se continuo da queste parti, mi sa che vado a ficcarmi nei guai. E di città non ne trovo neanche una. Quindi... Vediamo, ecco, oh. Eccoci, siamo finiti sotto un ponte. Ovviamente, ehi, spirito del gioco, sotto i ponti non dovrebbe piovere. E migliorarla, va sta cosa. Ma guarda te, manco la pioggia è riuscito a mettere a posto, a sistemare dopo tutti sti anni. Così che ne hai di cosa da migliorare. Ma sono sti cosi. E no! Volevo acchiapparne una, sai che magari c'ho fame tra un po'. E questi? Amico! Amici, ragazzi, com'è? Tutto bene? Tu hai problema con me? Hai un problema? No, io non ho problemi con nessuno, ragazzi. Pezzo di merda con pistola. Io voglio soltanto... Ehi, pezzo di merda con pistola! Voglio soltanto farmi gli affari miei, però se tu mi punti la pistola contro, ragazzo... Vai a finire. Ma è possibile male, che tutte le volte che andiamo a donnacce succede sempre qualche casino? Ehi, sono arrivati i compagni. La prossima settimana sei. E allora niente, ho capito che 3 contro 1 forse è meglio non farlo. Ok, adesso sono senza cavallo, sono senza nulla di nuovo. Piove, mi hanno già seccato un sacco di volte, ma lasciatemi perdere. Cosa sono sti inviti? Ma lasciatemi stare. Ecco, un scivolato. Mazza che botta. Vediamo un po'. Allora, c'è una tenda.
Posso dormire qua? Posso dormire qua veramente? Certo, amico. Fai un po' che cazzo ti pare. Io mi accovaccio qua, mi accovaccio. Dormo un po' qua dentro. Oh, lasciatemi stare. Ma perché mi fai sedere fuori? Ma sei idiota. Ma sta piovendo. Vabbè, vado da un'altra parte. Vabbè. Io volevo coricarmi. Ehi, spirito del gioco, ma il comando coricati non esiste a casa tua? No, Suka. Siamo seri? Questo... Mi sto a spaccare di birra. Che cos'è questa roba? Ah, birra, ma adesso... Non mi fa neanche Perché? Volevo bere e ho sparato, perché? Lavati il viso, veramente? Mi prendi per il culo? Sta piovendo che metà basta e... Tutto il giorno che ho praticamente la faccia bagnata e mi fai lavare la faccia. Il fuoco da campo. Fuoco da campo mentre piove. Signor spirito, lei ha un sacco di problemi, mi sa. Amico! Ma che amico? Cosa stai facendo? Cosa sei, un macellaio? Fai le pelli, cosa fai? I cazzi miei! Non ci posso interagire con te. Ma mi lasci in pace, Non ci posso interagire in nessun modo, ma neanche sparandoti. Ma guarda un po' te, sto mona. Oh, ma sei scemo? Te la sei vista brutta, eh? Ma sei deficiente o cosa? Dai, il cappello. Ma vai a cagare tu il mio cappello, non te lo do. Spaventato, vabbè. Me ne vado. Dai, ti lascio stare. Era ora, coglione. Lo so che la giornata si sta facendo un po' troppo pesante anche per te. Dai, vado. Oh, wow. Che bel posto. Questo posto è fighissimo. È fighissimo, ma... C'è... aspetta un attimo. Mangiamo cose. Ok, abbiamo mangiato un po' di... Ecco, abbiamo mangiato una cosa che mi faceva cagare. Non lo so, adesso ho vomitato per la birra oppure ho vomitato per quella schifezza che ho mangiato. Non lo sapremo mai. E come faccio a salire qua? Posso salire in qualche modo? Ma posso... Ok. Ma che? Ma mi pigliate per il culo? Il signor guardiano del gioco dovrebbe rimettere a posto un po' questa baita, perché fa un po' cagare. Nel frattempo si può entrare dentro. C'è un letto. Ci sono delle sigarette. Ho un fumo in realtà, però prendiamole, già che ci siamo, magari posso rivenderla a qualche mercante se devo fermarmi in questo posto per troppo tempo. Fai immaginato. Ah, c'è uno sniffo. Ma che è sto posto? Vabbè, dai. E c'è un cervo lì. Ma il cervo di... Ah, mi sembrava che non camminasse sull'acqua. Ciao, ehi tu! Sono voluti due proiettili in testa per fargli capire che forse doveva scappare. Forse la sua Iana è anche da rivedere, eh? Diciamoci la verità. Allora, andiamo su di qua. Andiamo. Oh, scusi, volevo provare questa abilità. Non sapevo che potevo farlo, però... Oh, ma che è successo? Sta divertendo? Ma proprio per un cazzo. Sta divertendo? Ai... Ma te pare che mi posso divertire? Dalle urla direi di sì. Vero che sembra di essere a Gardaland? Sto cazzo. Come va lì dietro? Ma come cazzo vuoi che vada? Mamma mia, guarda come si diverte. Oh, brutto pezzo di merda. Ma me vuoi lasciare andare, prego? Guarda, palo. Giuro sul sacro respiro che sti due pali te li ficco nel culo se me salvo. Vabbè, dai, fermiamoci su. Dai, non volevo fare così. Brutto pezzo di merda. È tutto a posto? Oh, vieni qua che adesso te rompo il culo. Oh! Ti diverti? Ma pure il cavallo mi ha mandato via. Allora, stavo scherzando. Allora, l'hai capita che stavo scherzando? C'hai qualcosa in tasca da darmi? Allora, senti, facciamo così. Ti sposto perché, insomma, è qua proprio sulla stradina, sei in bella vista. Non vorrei mai che qualcuno ti vedesse e si spaventasse. Ecco qua. Guarda, ti lascio qui.
vicino all'albero. Ah, eccoli. Mi raccomando, quando hai finito di fare la cacca, poi te ne puoi andare. Salutami la famiglia. Ciao a tutti, Ciao, grazie. Vabbè, andiamocene. Ok, allora, l'unico modo per trovare una città probabilmente è seguire la strada. Ora, seguendo questa strada qua, io spero di arrivare da qualche parte. Mi sembra anche una bella strada principale questa, So, adesso, se il gioco vuole darmi il ronzino a pelle e ossa. Ecco, grazie, bel cavallo. È proprio un bel cavallo questo. Questo qua se cade si spacca lui e si spacca pure tutta la sua progenie. Ok, vediamo di arrivare a destinazione. A few moments later. Oh, nel frattempo che cercavo la città, sono riuscito a trovare questa baita, questo bel luogo interessante. Allora, c'è qualcuno qua dentro? Non si può aprire, ma ti pareva? Ti pareva se questo luogo qua, che sembrava essere un luogo di interesse abbastanza interessante, si potesse aprire? Nel frattempo qua c'è un cavallo bello, so di chi sia, ma io me lo inchiappetto. No, non ho detto ci passo attraverso. Beh, ma perché? Perché non posso prenderlo? Non mi puoi fare niente, ti passo attraverso. Cos'è successo? Questo è il fantasma guardiano del gioco. Cosa sta succedendo? Perché sei così trasparente e opaco? Cosa ti è successo, amico mio? Hai mangiato male? Beh, me ne vado. Signori, salve. Salve. Un bel cavallo il suo, salve. Ma che sta facendo? Sicuramente è meglio del mio ronzino. Ecco qua. Ok, grazie. Ma che pezzo di merda, torna qua. Un piacere. Oh, finalmente abbiamo trovato una... cavallo di merda. Abbiamo trovato una città. Quanto c'era voluto, mamma mia. Camminato un giorno, C'è il treno, c'è il treno! Beh ragazzi, ma se c'è il treno, di cosa stiamo parlando? Ed è appena... sta passando adesso? Questa è la stazione? Oh, questa è la fattoria di un tizio a caso. Sì, salve, senta, vorrei comprare un cavallo. Ma chi è? Però vedo che qua avete solo una merda. E il cavallo dov'è? Maleducato. Signora? E mi lasci stare. Signora? Se ne vada. Signora? Mi scusi, le stavo lasci, parlando. Può venire qua un attimo? Aiuto, mi vuole incaprettare. No, non scappi, signora. Era uno scherzo. Era uno scherzo, signora. Ma quale scherzo? Lei è un maniaco. Aiuto. Vabbè, vada a farsi un giro. Quando poi si riprende, torni pure a casa. Così parliamo dell'acquisto del mio cavallo. Va bene? Perché il gioco mi ha dato un cavallo. Però un cavallo di merda, cioè, secco, pelle ossa, brutto. Cade una volta e l'altra pure, cioè. Che devo fare io con questo cavallo? Qui è chiuso? Non abbiate paura di un uomo con una corda in mano, non vuole fare niente di male. C'è qualcuno però, non è che c'è la porticina aperta. La luce accesa, volevo dire. Vabbè, non importa, andiamo a farci un giretto dall'altra parte, qua. Qua come siamo messi? Ragazzi, è un po' morta sta città, è di notte. Guarda te, oh, ma questo qua è proprio un buco di culo di posto che ho trovato. Sembra il telefilm La Signora del West. Mazza come erano messi male all'epoca. Senti che merda, c'è pure la sigla. Niente. Riproviamoci. Oh, ma che cazzo fa? Venga qua, signora. Non riesco a farla passare attraverso le sbarre, vero? Ma lei è un coglione, adesso lo andrò a dire. Vabbè, tutti. Allora niente, facciamo che ce ne andiamo, perché mi sa che io non ho aggredito nessuno, Diciamoci la verità. Testimone, aggressione, ma dove? Adesso mi volete far credere che avete pure lo sceriffo in questo posto di merda? In questo buco, in questa latrina? Guarda. Ne stanno andando quelli. C'è il treno! Oh, ragazzi, andiamo a prendere il treno. Andiamo a prendere il treno clandestinamente, Signora, faccia attenzione al treno, Ma vada a farsi fottere. Qualcuno ha segnalato il mio crimine, ma io guarda cosa faccio. Vado. C'è il treno qua. Ragazzi, al volo, al volo. Oh. Bene. Guarda. Sì, ma aspetta e spera che mi trovino.
Ecco il cavolo che mi trovate, ragazzi. Ma avete mica visto che ho preso il treno? Oh, era proprio... No, ti sei fermato qua, ma lo sei stronzo. È passato di qua, come una catapulta. Guarda lì che mi stanno cercando. Parti, treno, parti. Oh, sei sicuro? Ma io ho visto un cazzo. Parti. Devo andare dalla locomotiva. Ah, già capito. Senti un po', vedi, fa partire sto coso. Ah, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Dove sei? Tutti i pesci vennero a galla per guardare. Allora, che cacchio vuoi? Senta, lo faccio partire io il treno, ah. Ecco qua, oh. Andiamo. Ma guarda te, oh, ci mancava solo più il matto fissato con le filastrocche. Ma vai, va. Via, si parte, ragazzi. Forza, in carrozza. Mamma mia, guarda. Guarda che bordello, ho sempre sognato di guidare un treno, non pensavo che l'avrei mai fatto. Ehi, spirito del gioco, grazie per avermi dato questa opportunità. Guarda, guarda, guarda la mappa lì dietro com'è rossa. Mi stanno tutti cercando e io li ho fregati così. E via, ragazzi, verso una nuova avventura. E andiamo. Galleria. Dai, su, porta, porta. Mazza quanto fumo che fa. Guarda che fumo, guarda che fumo. Oh, ma quanto è lunga sta galleria. Oddio, oddio, sento che sto per svenire. Sto fumo mi sta...